Antonio Ingroia di Sicilia e Servizi consegna la relazione sul perché del tilt del sito del Piano Giovani. Probabile l'annullamento delle selezioni. Il click day è il giorno del click, ossia quando, nel caso del Piano Giovani, il sito internet dove accedere per incrociare domande e offerte di tirocinio e di lavoro è accessibile. Dunque, il giorno del primo click day è stato un flop day, ossia fallimento, perché il sito è impazzito, in tilt. Il giorno del secondo click day è stato un flop day bis, perché il sito del Piano Giovani è impazzito una seconda volta. È lo strumento annunciato dalla Regione per rivoluzionare e rilanciare occupazione e reddito in Sicilia. È stato travolto da fischi e pernacchie. Crocetta, appena dopo Ferragosto, annullerà probabilmente il tutto. È stato uno scherzo. E il click day azzerato sarà ripetuto. Prima di ciò, però, fuori il perché del flop day e il perché è stato commissionato a Sicilia e Servizi, e il capo, l'ex procuratore aggiunto Antonio Ingroia, ha risposto che il sito internet del Piano Giovani non è stato progettato per accogliere tanti accessi quanti sono stati, e forse non è stato progettato così non solo perché chi lo ha progettato è stato poco previdente, ma anche perché nessuno avrebbe avvertito chi lo ha progettato che il sito avrebbe dovuto reggere tanti accessi, anche se è una tesi non tanto condivisibile, data la fame di lavoro in Sicilia. Poi, altra verità, il sito www.pianogiovanisicilia.com non ha subito alcun hackeraggio, che è l'attacco dei pirati dell'informatica, i sabotatori, a cui ha alluso anche Furente Nelly Scilabra, preda della furia nei giorni furiosi del flop day. Più semplicemente, consentitemi di spiegare io, è successo che in un bidone di 10 litri è stato versato tutto in un colpo un recipiente di 100 litri. In un sito capace, ad esempio, di contenere 100.000 istanze, se ne sono catapultate tutte insieme un milione. Ecco perché il tilt e il 54% delle istanze è stato escluso, fuori, bloccato. E quindi alla selezione ha partecipato meno della metà di coloro che avrebbero voluto e dovuto partecipare. E Antonio Ingroia conferma e rilancia. Il sistema informatico non è stato protetto, non è stato nemmeno compiuto preventivamente un test di carico. Sì, vi è stata un poco di approssimazione. Fuori dall'Italia. Le indagini di Carlo...